Vi anticipo le principali notizie che troverete tra brevissimo nel nostro TG10. Nel pomeriggio la seduta del Consiglio regionale, il presidente Talarico in apertura ha affrontato il caso giudiziario che ha coinvolto il consigliere Morelli, ha detto le istituzioni vanno difese. Ci occuperemo poi di ambiente perché nel pomeriggio a Cosenza è arrivato il ministro per l'ambiente Corrado Clini e ha annunciato la nascita di un centro di ricerche sull'ambiente, Cosenza, città pilota per, appunto, per quanto riguarda il progetto di sostenibilità della Calabria. E poi vi parleremo purtroppo delle vertenze occupazionali, cominciando da quella dei forestali. Questo e tanto altro ancora subito dopo i nostri titoli. Il Presidente del Consiglio regionale ha aperto la seduta parlando della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il consigliere Morelli. L'esponente del PDL, ha detto Talarico, ha agito a titolo personale e non nell'esercizio del suo mandato. Il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, annuncia Cosenza città pilota per lo sviluppo sostenibile in Calabria, pronti 3 milioni di euro per la realizzazione di un centro di ricerche da ubicare nella storica Villa Arendano, che darà lavoro a 38 giovani calabresi. I forestali sono preoccupati per il loro futuro occupazionale, nonostante l'accordo firmato alla Regione qualche giorno fa. Stamattina hanno protestato davanti alla sede cosentina dell'AFOR, temono il licenziamento. Il Tirreno cosentino si mobilita lanciando un chiaro messaggio al governo, il Tribunale di Paola non si tocca, oggi va in scena la protesta, sindaci, avvocati e magistrati uniti nella battaglia, non penalizzate il territorio, dicono. Il centro storico di Cosenza, sorvegliato speciale delle forze di polizia, notte di controlli e pattugliamenti tra i vicoli della città vecchia. Un fantomatico dirigente di una banca cinese invia una mail a persone conosciute con la quale propone un affare da 17 milioni di dollari, chiedendo loro di fornire i dati personali per far transitare la somma sui loro conti. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai titoli. Il Consiglio regionale oggi ha aperto i lavori con una lunga relazione del presidente Talarico in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il consigliere Franco Morelli. Abbiamo fiducia, ha detto Talarico, nel lavoro della magistratura. In questo momento abbiamo però il dovere di tutelare le istituzioni. Emilia Canonaco. Il nostro auspicio è che il consigliere Franco Morelli, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Infinito condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, possa chiarire la sua posizione, dimostrando la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Così Francesco Talarico, presidente del Consiglio regionale, in apertura dei lavori dell'Assise di questo pomeriggio. Vogliamo ribadire, ha continuato Talarico, partendo dagli elementi di cui siamo a conoscenza, che i reati che vengono contestati a Morelli non sono relativi all'esercizio del suo mandato di consigliere regionale e alla sua funzione di presidente della Commissione Bilancio. Atti e comportamenti che la magistratura milanese gli contestano, quindi, ha voluto precisare il presidente di Palazzo Campanella, sono da ricondurre a responsabilità personali, senza alcun coinvolgimento dell'istituzione che ho l'onore di presiedere. Riponiamo grande fiducia nel lavoro della magistratura di Milano e delle forze dell'ordine della Calabria e nella loro azione di contrasto all''ndrangheta e a quell'area cosiddetta grigia che si nutre di relazioni, collusioni, connivenze che ostacolano lo sviluppo economico e sociale della nostra regione e che sono da considerare tra le cause principali di quella debolezza civile che mette la Calabria ai margini della vita del paese. Il presidente Talarico, nel corso del suo intervento, alla luce delle attuali inchieste giudiziarie, ha inteso poi ricordare come, negli ultimi anni, il Consiglio si sia dotato di regole rigorose a tutela della sua funzione. Abbiamo le carte in regola su questi temi,
Penso, ha ricordato Talarico, alla costituzione di parte civile in tutti i processi di mafia, alla decadenza di incarichi di funzione nel caso di rinvio a giudizio e all'obbligo della certificazione antimafia anche per i collaboratori delle diverse strutture consiliari. Dobbiamo sapere distinguere tra l'istituzione, ha detto in chiusura del suo intervento, che è garanzia di legittimità per tutti, e i singoli nei loro comportamenti quotidiani. Da Reggio a Cosenza, dove nel pomeriggio è arrivato il neo ministro dell'Ambiente che vedete nelle immagini, Corrado Clini, una conferenza a Palazzo dei Bruzzi. Ebbene, nel corso di questa conferenza stampa è arrivata l'ufficializzazione. Nascerà Villa Rendano a Cosenza, un luogo che il neo ministro per l'Ambiente, Corrado Clini, ha definito un posto bellissimo, evocativo anche di come si può legare l'innovazione tecnologica con la bellezza delle architetture delle città meridionali. Il centro di ricerca sull'ambiente, la struttura sarà operativa, ha detto poi il ministro parlando con i giornalisti, tra qualche mese. Il progetto di 30 milioni di euro per la Calabria, di cui 3 a Cosenza, per la realizzazione della struttura d'eccellenza. Verrà costituita una task force per facilitare l'insediamento in Calabria di imprese che lavorano in sistemi già avanzati nel settore dell'energia, della mobilità, della comunicazione. Ci sarà un gruppo di esperti, 38 esperti reclutati in Calabria di alto livello, più un gruppo di esperti di Trieste che avrà il compito di coordinare questa iniziativa. Il centro di Villa Rendano avrà tra l'altro la possibilità, ha concluso l'esponente di governo, attraverso l'individuazione dei singoli progetti, di attivare e di legare questi progetti alla filiera dei finanziamenti europei, per cui quello che noi ci immaginiamo è che questo centro sarà il moltiplicatore delle risorse. Intanto però sul fronte dell'occupazione in Calabria è davvero un momento drammatico, stato d'agitazione all'AFA, il personale amministrativo verso la cassa integrazione. Non ci sono soldi per pagare gli stipendi. Gli impiegati hanno deciso di presidiare i loro uffici, temono che l'agenzia venga chiusa. Per noi Carmelo Ida. Cassa integrazione sì, cassa integrazione no. Neppure il personale amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Forestazione ha ancora capito in che regime gestionale è entrata l'azienda. Non era mai capitato che gli impiegati dell'AFOR dovessero far ricorso agli ammortizzatori sociali, prassi invece consolidata per gli operai. Una prima volta che terrorizza i 220 lavoratori in servizio nella sede centrale di Cosenza e nelle altre sedi distaccate. Nel giro di una settimana il Dipartimento regionale ha inviato due distinte comunicazioni. L'unica cosa certa è che non ci sono risorse per pagare gli stipendi. È arrivato questo fax dal Dipartimento in cui diceva effettivamente che dovevamo andare in cassa integrazione anche noi. Dopo un paio di giorni è arrivato un altro fax in cui comunicava agli enti che noi impiegati forestali non dovevamo andare in cassa integrazione. Però il Dipartimento diceva pure che dovevano finanziarle l'AFOR centrale di Catanzaro. Arrivato a questo punto, giustamente il direttore generale ha detto che non ci sono i soldi per pagarci. Gli impiegati dell'AFOR adesso presidiano i loro uffici, temono che la cassa integrazione sia l'inizio del processo di smantellamento dell'azienda, temono che la via degli ammortizzatori sociali conduca prima alla mobilità, poi al licenziamento. Noi vogliamo delle risposte certe, per dare una risposta certa non soltanto a noi, per avere una dignità a livello sia economico che professionale, ma per dare anche una dignità quando ritorniamo a casa alle nostre famiglie. No alla chiusura del Tribunale, giornata di mobilitazione promossa dall'Ordine degli Avvocati di Paola contro la paventata soppressione o accorpamento del Palazzo di Giustizia della cittadina tirrenica. All'appello hanno risposto i sindaci del territorio, che si sono detti pronti anche ad azioni eclatanti per difendere l'importante presidio di legalità. Isabella Roccamo.
Anche il Tribunale di Paola è a rischio chiusura. C'è una legge, la 146 del 2011, che prevede il riordino delle circoscrizioni giudiziarie. In sostanza bisogna risparmiare, così i piccoli tribunali potrebbero essere soppressi o accorpati. Decisione che desta molta preoccupazione, così l'Ordine degli Avvocati di Paola ha chiamato a raccolta i 33 sindaci del territorio per una mobilitazione unitaria contro decisioni ritenute ingiuste e penalizzanti. Bisognerà fare in modo di conciliare e le esigenze dei tagli e però anche l'esigenza di un intero territorio che si vedrebbe estremamente penalizzato da una chiusura dei tribunali. È un servizio troppo importante per tutta la popolazione, d'altronde i numeri sono dalla nostra parte, e da sempre il Tribunale di Paola ha una casistica di procedimenti che fanno diventare impensabile il trasferimento in altro luogo. Alla manifestazione presenti anche tra gli altri il procuratore Bruno Giordano, il presidente del Tribunale di Paola, in trocaso il presidente dell'Ordine dei Commercialisti della cittadina tirrenica, che hanno risposto all'appello lanciato dall'Ordine degli Avvocati. Oltre alla previsione ormai certa della soppressione dei giudici di pace, verranno soppresse da qui a poco, mi pare entro febbraio 2012, le sezioni distaccate, e la grande paura che l'avvocatura ha è che addirittura si paventa anche l'accorpamento della Procura della Repubblica di Paola ad altra sede. Oggi dunque è la prima giornata di mobilitazione, una manifestazione pacifica, ma i sindaci del territorio sono pronti anche ad azioni eclatanti per difendere il Tribunale di Paola. Io credo che queste siano decisioni veramente folli, che non hanno nulla di logico, anche perché il Tribunale di Paola, la Procura di Paola sono allocati in una struttura dove lo Stato non paga nessun fitto, quindi i costi, come dire, le ragioni legate ai costi non ci sono. Il Comune di Paola farà la propria parte per essere attivi in questo impegno che ci vede tutti quanti accomunati, perché poi il Tribunale di Paola ovviamente interessa l'intero territorio. E vi facciamo vedere ora le immagini girate ieri sera da una nostra troupe che ha seguito le pattuglie della Questura di Cosenza durante un'operazione di controllo del territorio, una serie di accertamenti effettuati nel centro storico del capoluogo con l'ausilio delle unità cinofile di Vibo. Valentina Palmieri. Roma, Genova, adesso la Torino, 7-0, Roma, Genova. Un paio di pattuglie al posto di controllo collegate con la questura, le altre lasciano l'auto, il turno notturno prevede una serie di controlli nel centro storico, il cuore di Cosenza, un intreccio di vicoli, palazzi antichi e strade strette, il tesoro nascosto della città. Andiamo di qua. Flock appartiene all'unità cinofila di Vibo, compagno prezioso in operazioni come quella condotta stasera. Controllo del territorio, il compito delle pattuglie della volante e del reparto prevenzione crimine, monitoraggio del quartiere che una volta era il fulcro della città, oggi quasi silente. Qui ci stiamo addentrando verso Santa Lucia. Sì, questa diciamo che è la parte del centro storico meno conosciuta. Quella più nascosta, ma di certo non quella meno affascinante. Il compito vostro questa sera qual è? Questa sera il nostro compito è quello di renderci ancora più visibili anche ai cittadini per far capire che il centro storico non è terra di nessuno, non è terra di conquista per persone dedito al malaffare, ma è un centro storico bellissimo che è vivibile e che deve essere ancora più vivibile per i cittadini. Nessuno deve avere paura a circolare per i vicoli del nostro centro storico che, come possiamo vedere, è veramente uno tra i più belli d'Italia. Bisogna percorrerlo a piedi per conoscerlo veramente, nei suoi anfratti, nei suoi vicoli ciechi, nelle scalinate, nelle viuzze illuminate solo dalle torce della polizia. Stiamo facendo questo percorso a piedi ed è una scelta precisa questa. Sì, assolutamente sì.
perché chiaramente con le macchine non si possono percorrere tutti questi vicoli, mentre a piedi riusciamo a fare dei controlli certamente più capillari. Vediamo se scava. La città pare pulsare altrove. La questura di Cosenza, di concerto con la prefettura, hanno scelto questo quartiere per il monitoraggio dettagliato, una serie di accertamenti che parte dal Colle oltre alla confluenza dei fiumi Crati e Busento e che si estenderà nelle prossime settimane anche in altri punti. Questi servizi verranno sicuramente ribaditi in questi giorni, soprattutto in occasione delle festività natalizie, quindi verranno ripetute su indicazione del signor Questore di Cosenza, che fortemente ha voluto questa presenza sul territorio cosentino e soprattutto in alcune zone. Ancora per la cronaca, una truffa, attenti alle mele, truffe online, e vi raccontiamo di un episodio davvero particolare, il protagonista un fantomatico dirigente di una banca cinese, ma capiamo meglio questa storia nel servizio. Le insidie del web. Può capitare di aprire la posta elettronica e trovare delle proposte che a qualche sprovveduto potrebbero sembrare davvero allettanti, altrimenti non si spiegherebbe l'alto numero delle vittime di truffe online. La creatività dei truffatori non ha limiti. C'è chi, come in questa mail, addirittura si spaccia per funzionario di una banca in Cina, consulente di un fantomatico investitore privato, che ti offre il 50% di poco più di 17 milioni di dollari se solo gli dai le tue coordinate bancarie, perché il suo cliente è passato a miglior vita e non ha eredi prossimi, e quindi il solerte dirigente della banca cinese ha pensato bene di spostare il conto in Italia e fare a metà con te che leggi la proposta se abbocchi, è il caso di dire. Assicura che tutte le operazioni sotterranee e necessarie al trasferimento del deposito dalla Cina sono state fatte, che non ci sono rischi, manca un piccolo tassello, le coordinate bancarie su cui appoggiare il tesoro. E ci potrebbe essere anche chi, allettato da una simile opportunità, prova a ricontattare il misterioso presunto benefattore che, tra milioni di indirizzi email, chissà perché ha scelto proprio il suo. La mail è firmata Yan Yun. Ma le modalità di truffa o di tentata truffa sono davvero infinite. Si va da proposte come queste per ottenere i dati bancari a quelle con tanto di intestazioni più ufficiali, tipo Poste Italiane o istituti di credito rinomati, che chiedono di verificare i tuoi dati per proteggerti, beffa nella beffa, dai malintenzionati informatici. E può capitare anche di ricevere richieste di aiuto da persone che dicono di conoscerti, che si trovano in difficoltà, che sono all'estero senza possibilità di comunicare, eccezione fatta per internet, che ti danno gli estremi per un bonifico con la promessa di restituirti tutto appena il problema si risolve. Certo, difficilmente si possono prendere in considerazione queste missive online, ma il rischio è che se ad aprirle sono persone poco accorte o ragazzini, potrebbero, spinti dalla curiosità, iniziare un dialogo, rispondere e involontariamente dare dei dati, o comunque entrare in un circuito la cui portata e le cui finalità sono misconosciute quanto sicuramente poco buone. Non a caso, oltre alle truffe, la rete è fertile terreno di caccia per pedofili e maniaci. Occhio dunque, non sempre c'è l'intervento provvidenziale della polizia postale. Hanno deciso di costituire un comitato per ottenere quell'attenzione che singolarmente non sono riusciti ad avere. I disoccupati del comprensorio di Cetraro si sono riuniti nella sala del centro anziani, sito nel quartiere Marina, per discutere delle problematiche relative al lavoro e organizzare iniziative che possano creare occasioni per smuovere l'attuale situazione di stallo. Fanno parte del comitato uomini e donne che hanno perso il lavoro e giovani ancora alla ricerca di una prima occupazione, gente che ha scelto di confrontarsi e far sentire la propria voce anche con iniziative clamorose, se necessario senza intermediari. Dagli interventi sono emersi sentimenti di delusione e amarezza per la mancanza di risposte concrete da parte del mondo politico e da quello imprenditoriale rispetto all'esigenza lavoro, che nella comunità tirrenica è particolarmente pressante.
Ci spostiamo adesso a Rotonda, nel Parco del Pollino. Sul versante lucano del parco si stanno piantando 5.000 alberelli. Vediamo. Il Parco Nazionale del Pollino e il Comitato Parchi per Kyoto, con il contributo di Lottomatica, stanno ultimando un ambizioso progetto di forestazione che prevede la messa a dimora di 5.000 alberi su una superficie di 5 ettari sul versante lucano del parco. Lottomatica, con questo intervento, compenserà le 1.400 tonnellate di emissioni di CO2 generate dalla produzione delle schedine del gioco del lotto nel 2009. Le piante sono state selezionate tra le specie che possano assicurare lo sviluppo del bosco, che crescerà negli anni folto e rigoglioso. È un modo vero per salvaguardare l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici. Questo è un segnale che vuole comunque testimoniare l'impegno del parco a dare il suo, come dire, contributo per la lotta ai cambiamenti climatici, e soprattutto testimonia di questo sodalizio importante con l'associazione Onlus Parchi per Kyoto, con Legambiente, con la Federparchi e in particolare anche con la Lottomatica, che voglio ringraziare, perché la Lottomatica, avendo tra le sue attività la produzione di schedine e quant'altro, è necessitata poi a coprire i costi per le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Queste 5.000 piantine rappresentano un segnale straordinario, c'è anche il mondo della scuola, i ragazzi, noi vogliamo dare anche questo segnale, anche di educazione ambientale se è possibile, non solo, ma ripeto, per dare un contributo sul piano della lotta ai cambiamenti climatici. Ancora sul fronte delle iniziative, è stata inaugurata ieri la prima edizione della Fiera dell'Artigianato delle Serre Cusentine. Vediamo. Grande partecipazione ed entusiasmo per la prima edizione della Fiera dell'Artigianato delle Serre Cosentine, importante iniziativa che ha come obiettivo la promozione delle eccellenze di questo straordinario territorio della provincia di Cosenza. La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale Metropolis, è stata presentata nell'ambito di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte i sindaci degli 8 comuni interessati e anche l'assessore regionale alle attività produttive della Regione Calabria, Antonio Caridi. Un progetto finanziato dalla Regione Calabria in un'ottica sicuramente diversa, quindi non più finanziamento di piccoli eventi, ma un evento importante del territorio, in più sposato anche con un centro commerciale, quindi permette a migliaia di persone di conoscere questi prodotti dell'artigianato dell'agroalimentare, che sono sicuramente prodotti di eccellenza della Calabria. Sono 20 gli artigiani che fino al 4 dicembre esporranno all'interno degli spazi del centro commerciale Metropolis di Rende i loro manufatti e le loro specialità enogastronomiche. L'idea è quella di uscire all'esterno dei nostri territori e affermarci con un'identità di nuovo comprensorio, di nuova città delle Serre Cosentine. Il nostro obiettivo quindi in definitiva si traduce essenzialmente in un'operazione di marketing territoriale. Noi vogliamo promuovere il nostro territorio vasto, compreso come Serre Cosentine. Vogliamo ovviamente promuovere le aziende artigiane, che sono espressione poi dei saperi e delle tradizioni che sono state tramandate dalle generazioni precedenti, e vogliamo anche offrire intanto la possibilità di attrarre investimenti, e quindi vogliamo esprimere capacità di poter attrarre nuove aziende, e vogliamo anche d'altra parte promuovere il nostro territorio anche sotto il profilo turistico. La Fiera dell'Artigianato delle Serre Cosentine è un concreto esempio di come le amministrazioni locali possano operare in maniera congiunta per ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. E chiudiamo con un'altra iniziativa che coniuga moda e solidarietà, una serata che si è svolta presso lo spazio Mercedes di Sganga. La moda incontra l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. L'obiettivo è sostenere la ricerca. In passerella hanno sfilato le ultime collezioni dello stilista cosentino Claudio Greco. Il finale è stato dedicato alla creazione di Lorenzo Riva, stilista di fama internazionale. E adesso chiudiamo con il meteo.
Non ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento.